Eccoci di nuovo qui al nostro appuntamento settimanale per parlare della cronaca locale e stavolta c'è un bel argomento da trattare. L'argomento è quello del bando, io lo chiamo farlocco perché non ho altri termini per poterlo definire, di AMAG per l'assunzione di 3 impiegati a tempo indeterminato. Allora, diciamo subito che essendo AMAG, cioè la multiservizi del capoluogo che si occupa di distribuzione gas, reti idriche, essendo di proprietà al 75% circa del comune di Alessandria, ha le sorti legate a doppio filo a quelle del comune di Alessandria. Dobbiamo sapere che il comune di Alessandria, grazie a un intervento dell'onorevole Molinari della Lega, che ha perorato la causa della nostra città, per cui ha ottenuto un finanziamento di 20 milioni dal Ministero dell'Interno, per poter ottenere questo finanziamento, che metterebbe a posto un sacco di cose, ha dovuto dichiarare di essere in una fase di predissesto, perché altrimenti il finanziamento non arriva. Ora, il fatto di essere in una fase di predissesto comporta delle restrizioni. Fra queste ci sono quelle che riguardano le assunzioni di nuovi dipendenti. Detto questo, si capisce perché il bando che è stato pubblicato all'inizio del mese, che prevede l'assunzione di 3 addetti a tempo indeterminato, già era una cosa da verificare, no? Perché non è tanto chiaro se è possibile o non è possibile in questa fase assumere gente anche per una partecipata al 75% del Comune di Alessandria. Quindi già questo era un fatto piuttosto anomalo. Ma questo bando è un bando fatto male, cioè un bando dove non si capisce niente. Io non so chi è che ha fatto questo, per carità non voglio, però insomma, chi l'ha fatto è ignorante, cioè non sa fare il suo mestiere, oppure l'ha fatto apposta. A pagina 1 di questo bando c'è la voce requisiti specifici. Attenzione, perché se non si legge la prima riga di questo punto qui non si capisce poi tutto il resto. Attenzione, vado a leggere. I candidati dovranno possedere alternativamente, attenzione, tenete ben presente questo avverbio, alternativamente, uno dei seguenti requisiti professionali specifici. Quindi o uno o l'altro. Qualifica di segretaria o segretario d'azienda, triennio, e comprovata esperienza nel settore contabilità, bilancio e finanza non inferiore a 5 anni consecutivi. Primo requisito. Alternativamente al secondo, che è diploma di ragioniere e comprovata esperienza nel settore contabilità, bilancio e finanza non inferiore a 2 anni continuativi. E questo è il secondo punto. Alternativamente al primo. Terzo punto. Alternativamente agli altri 2. Laurea triennale in economia, ovvero laurea magistrale in economia. Attenzione, perché c'è il quarto punto che c'è da buttarsi per terra dalle risate, c'è da sbellicarsi dalle risate, perché quello mi chiede qui l'estensione del bando. Possesso della patente di guida di categoria B, cioè questo è un requisito specifico in alternativa agli altri 3 che sono titoli di studio. Allora già sto fatto c'è da morire da ridere, no? Qui solo in Alessandria può succedere, solo in Alessandria, che sappia io, succede questa roba qui. Quindi questo qui è un bando nullo, perché questa roba qui non esiste. Giustamente Arrobio, meno male che c'è Arrobio come presidente di AMA, perché qui se non ci fosse Arrobio sarebbe il caos generale, e il dottor Arrobio, che era al mare, poi l'ho saputo dopo, avendo letto sulla stampa di questo bando qui, poi lo abbiamo pubblicato noi per intero, unici siamo stati noi a pubblicarlo, e ha letto questa roba qui, gli sono venuti i capelli dritti, quei pochi capelli che ha Arrobio con rispetto parlando, si sono rizzati i capelli in testa, perché dice: ma sta roba qui cos'è? E allora ha subito mandato delle mail ai responsabili di questa roba qui, dicendo di riprovvedere immediatamente, perché lui non ha nessuna intenzione di andare avanti a fare queste cose qua, e poi ha mandato un'altra mail ai responsabili del bando e anche ai responsabili amministrativi di AMAG, e nella fattispecie l'email ha mandata Marco Pasero, sempre del gruppo AMAG, e a Simonetta Zaccara e il dottor Arrobio, presidente di AMAG, quindi responsabile di tutto quello che succede, ha mandato questa email dicendo: la presente per richiedere formalmente, in qualità di legale rappresentante della società AMAG SPA, l'annullamento in sede di autotutela dell'avviso di selezione pubblica a firma amministratore delegato in oggetto, eccetera, eccetera. Meno male che c'è Arrobio, perché è una persona seria, si è accorto che avevamo fatto una schifezza e ha detto: fermo, ferma tutto, perché non si può andare. Quindi non è vero che il bando va avanti niente. Se hanno fatto questo,
Vuol dire che qualcuno li ha autorizzati, perché essendo un multiservizi del comune, dal comune qualcuno ha detto procedete. E chi è il responsabile del comune di Alessandria a proposito delle reti idriche, reti gas e compagnia cantante? Il responsabile, che è assessore al governo territorio, grandi infrastrutture, urbanistica, edilizia privata, riqualificazione urbana, servizio idrico integrato, politiche di mobilità e trasporti, che sono due rami d'azienda dell'AMAG, perché reti di distribuzione del gas è l'AMAG che distribuisce il gas, e le politiche di mobilità e trasporti è AMAG Mobilità. Ebbene, l'assessore responsabile e quindi competente per quanto riguarda la gestione della multiservizi AMAG è Davide Buzzilanghi. Beh, Davide Buzzilanghi non sa che non si possono pubblicare questi bandi qua, lo sa che i requisiti di cui si parlava prima, specifici, non sono alternativamente fra di loro una patente B e una laurea triennale. Buzzilanghi lo sa o no? Lei le sa o non le sa? Perché se le sa è doppiamente colpevole, perché pur sapendole non ha controllato il bando. Se non le sa è lo stesso colpevole, perché lei ricopre una carica di cui non è competente. Quindi in entrambi i casi non ci siamo, mi scusi la franchezza, ma lei mi conosce, sa che io sono un tipo franco, no? Scusa la parentesi. E allora qui abbiamo un problema ben diverso da un problema di gestione di AMA, abbiamo un problema di gestione del comune di Alessandria. Cioè il comune di Alessandria è gestito da gente che non sa fare il loro mestiere, non sa fare il proprio mestiere. Cioè qui non si può scherzare questa roba qui, Chiaro? Non aggiungo altri commenti, perché la cosa si commenta da sola, però mi auguro che per il futuro ci sia una maggiore attenzione sugli atti ufficiali sia del comune che della partecipata multiservizi, che praticamente del comune, perché è il comune di Alessandria che ne è socio di maggioranza assoluta, addirittura è una maggioranza qualificata, quindi 2/3. Quindi io mi auguro che, siccome la città di Alessandria non è un paesino di 5.000 abitanti, non è Tokyo, ma non è neanche un paesino di 5.000 abitanti, è una città di 100.000 abitanti, capoluogo di provincia, con delle strutture che hanno una certa importanza, bisogna gestirle in maniera corretta. Quindi io mi auguro, vice sindaco Buzzilanghi, nonché assessore competente di AMAG, e dottor Ferrari e suoi collaboratori amministrativi, facciamo attenzione. Io sono convinto che questo bando sia stato fatto con leggerezza e gli errori sono dovuti alla fretta, però potevate aspettare che il dottor Robbio tornasse dalle ferie. Perché far tutto di corsa quando Robbio non c'era? Io non sono nato ieri, purtroppo, sono anziano. Aspettiamo che ci sia il presidente prima di fare, non facciamo dei colpi di mano, stiamo bravi. A Tortona dicono stiamo schissi, no? Quindi tranquilli. E a Torino dicono bojanè, quindi state fermi, non fate qua. Quindi siamo bravi, facciamo il nostro lavoro in maniera seria, va bene, cerchiamo di essere obiettivi, cerchiamo di essere equanimi, cerchiamo di essere competenti di quello che si fa, perché non si scherza queste cose qua, non si scherza. Io mi auguro che tutto si risolva, per fortuna Robbio è tornato, sta mettendo le cose a posto. Ringraziamo il Signore che ci ha dato un tipo come Robbio, che è una persona seria, è una persona competente, è umanamente una bravissima persona. Io lo conosco da poco tempo, ma devo dire che è veramente una persona di grande qualità, di grande intelligenza e di grande comprensione per quanto riguarda i problemi di tutti. Però questo non vuol dire che bisogna aspettare che vada in ferie per fargli subito lo scherzetto. Quindi, incidente chiuso, perché è chiuso, perché Ferrari praticamente ha detto mi spiace qui e là, e noi siamo convinti che Ferrari, che noi lo conosciamo abbastanza bene, è una persona seria, una persona di buoni sentimenti, quindi insomma siamo convinti che lui abbia capito di aver fatto un errore e lo ha ammesso, quindi a suo onore, gli riconosciamo questo onore di aver ammesso il proprio errore. Robbio è una persona estremamente competente, una persona estremamente positiva, quindi io sono convinto che questo è un incidente di percorso che non si ripeterà più. Questo me lo auguro per noi e per la città. Buon lavoro a tutti.